Saluto a tutti. Siamo qui per presentare un'iniziativa che io ritengo qualificata e straordinaria per il nostro territorio nell'ambito dei festeggiamenti del nostro santo patrono San Ciro. Un'iniziativa che ci è stata timidamente proposta dall'associazione 123 Segna, un'associazione che si occupa di una difficoltà che io però, cominciando a frequentare i rappresentanti, alcuni componenti di questa associazione, ho subito compreso che più che di difficoltà forse dovremmo cominciare a imparare a capire che loro ci offrono un'opportunità. Perché chi ha avuto, come dire, il beneficio del dono della parola e dell'udito, spesso non ha mai forse considerato che farebbe bene a usarle meglio questi doni. E allora, sin dai primi incontri con voi, io ho compreso che forse qualche difficoltà ce l'abbiamo noi che non abbiamo quella difficoltà. Perché la sensibilità che voi mi avete, ci avete trasmesso, ci aiuta sicuramente a capire come meglio un territorio e chi rappresenta un territorio, a cominciare dal sindaco, può lavorare su un'idea che ha del proprio territorio, della propria comunità, ma più in generale di una comunità più ampia, cioè nel mondo, con una voglia di includere, non di escludere. Perché serve a tutti avere questi atteggiamenti di inclusione e mettere sempre di più all'angolo idee o comportamenti che si preoccupano di differenziare. Siamo tutti uguali, siamo tutti esseri umani, abbiamo tutti il diritto di esprimerci e di agire, di realizzarci in un mondo che ci deve sempre più vedere uniti. Sono il consigliere dell'Ente Nazionale Sordi di Taranto. La LIS, l'acronimo LIS, significa Lingua dei Segni Italiana. In realtà non si tratta di una forma mimica gestuale, in realtà delle regole proprie. La frase si compone di soggetto, oggetto e verbo. Però è una forma di comunicazione visibile. Visiva, chiedo scusa. Naturalmente la lingua parlata viaggia sul canale acustico-vocale, invece quella dei segni su quello visivo-gestuale. Però con la lingua dei segni è possibile qualsiasi forma di comunicazione. Naturalmente si possono superare le barriere comunicative, questo senza dubbio. Perché grazie alla collaborazione di 123 Segna, è una cosa che abbiamo concepito insieme, siamo arrivati all'integrazione, a quella che è l'integrazione attraverso l'arte. In questa stanza sono presenti persone sorde e udenti, quindi la lingua dei segni italiana e la lingua vocale possono viaggiare assolutamente parallelamente. In futuro vorremmo anche chiedere poi la collaborazione dell'Ente Nazionale Sordi, la sezione provinciale di Taranto, per organizzare dei corsi di lingua dei segni italiana.
Allora, Sindaco, questo è un altro momento molto importante della comunità grottagliese, quello della conferenza stampa di questo flash mob che si inserisce in una festa patronale così importante perché San Ciro abbiamo visto che è davvero importante per i grottagliesi, ma è un segnale che apre una comunità in un progetto che ha una portata mondiale a questo punto. Una grande lode al Sindaco che l'ha immaginata come collaborazione e soprattutto uno stimolo agli altri per continuare. Non ci poteva essere un'occasione migliore di quella della ricorrenza dei festeggiamenti del Santo Patrone, che già di per sé rappresenta un'occasione in cui un'intera comunità, ma non solo grottagliese, si apre a un momento di incontro e di riflessione. E quindi il luogo e la circostanza ed è la più adatta per, come dire, dimostrare non soltanto alla nostra comunità, ma all'Italia, ma anche al mondo, che è utile e necessario, è un nostro dovere, coltivare culture di inclusioni e soprattutto di attenzione verso un mondo che, ahimè, ancora è isolato. Noi abbiamo voluto cogliere questa opportunità che ci offre l'associazione 123 Segna per dimostrare, avere l'opportunità appunto di voler abbattere quel muro del silenzio che anche chi è dotato dell'udito e della lingua spesso commette l'errore di non comprendere che vale la pena per tutti costruire un mondo aperto e soprattutto un mondo unito. Certamente questa è una delle iniziative che si inserisce all'interno di un programma ben preciso dell'amministrazione comunale. Come si sente lei come sindaco ad essere promotore di iniziative che magari nessuno mai ha attuato su un territorio? Le più grandi rivoluzioni nel benessere sociale e culturale partono sempre da un'idea. Io ho capito subito che l'idea che ci veniva proposta la dovevamo cogliere appieno perché mi piace immaginare che questo progetto coinvolgerà non soltanto la nostra comunità ma l'intera regione Puglia e l'Italia al momento, perché non è un caso che questo progetto sia stato anche condiviso dalla stessa ASL e dal direttore generale dottor Scattaglia e non soltanto dal sindaco di Grottaglie e dall'amministrazione comunale di Grottaglie. Ci piace essere, come dire, insieme all'opportunità che ci offre questa associazione, promotori di un evento straordinario di cambiamento anche del mondo culturale con cui e dell'approccio con cui noi ci poniamo rispetto a questa esigenza, che è anche nostra, perché in diversi incontri io ho considerato che chi era veramente in difficoltà a comprendere ero io che potevo ascoltare e parlare e non questi nostri concittadini e amici che ci chiedono aiuto e io penso che più che ringraziare l'amministrazione comunale, loro devono comprendere che noi abbiamo anche il dovere e la responsabilità di mettere in campo azioni che aiutano tutti. Benissimo. Allora, parliamo brevemente del programma. programma è pieno di iniziative perché oltre, come dire, alla rappresentazione anche fisica dell'aiuto della proposta che ci viene offerta, quella di, come dire, realizzare una figura umana che rappresenti, come dire, in maniera plastica il messaggio, noi avremo l'occasione poi, dopo l'accensione della pira, di toccare con mano quanto noi possiamo, come dire, apprendere da loro attraverso una loro espressione artistica, perché non stiamo parlando soltanto di un linguaggio soltanto per comprendere, ma di un'occasione per, come dire, capire che in fondo le differenze non esistono e non devono esistere. Benissimo, allora auguriamo un in bocca al lupo chiaramente e poi racconteremo com'è andata. È sicuramente un augurio a noi e a loro, ma soprattutto a noi che abbiamo la responsabilità di coltivare il bene comune e no, il bene comune passa anche dalla capacità di abbattere i muri del silenzio e i muri della differenza. Noi siamo per una cultura dell'inclusione e vorremmo sempre di più mettere all'angolo coloro che magari costruiscono le loro fortune dividendo. Noi vogliamo unire. Quindi Sirio Palazzo, benvenuto a Grottaglie, provincia di Taranto. Mi fa piacere che mi dà la possibilità di affrontare questa intervista. Siamo qui per dare visibilità ai sordi. E
e siamo qui anche per diffondere la notizia del 30 gennaio, dove ci sarà una grande festa in concomitanza del santo patrono San Ciro. Verrà organizzato un flash mob che sicuramente darà valore alla LIS, ai sordi e all'integrazione. Naturalmente questo è solo un progetto iniziale, perché da qui poi partirà tutto il rimanente progetto che porta la gente a comprendere che non c'è una diversità. Ecco, 1-2-3 Segna ha come obiettivo l'integrazione e seguendo la linea del bilinguismo. In futuro organizzeremo sicuramente dei corsi di lingua dei segni che vedrà la partecipazione delle persone udenti e li aiuterà a integrarsi maggiormente con le persone sorde. Organizzeremo anche corsi di natura artistica e culturale, dando modo appunto di scoprire come l'integrazione sia fattibile. E le classi saranno miste, ci saranno persone sorde e persone udenti, e la docenza sarà curata da docenti sordi e udenti qualificati, mostrando come il ponte comunicativo esiste e si può comunicare. Molto importante il sindaco, che ha voluto fortemente questa iniziativa, quindi una buona collaborazione. Sì, siamo davvero fortunati ad aver ricevuto questo grande supporto del sindaco. Ha dimostrato una sensibilità davvero notevole e dobbiamo davvero ringraziarlo. Vi ringraziamo e auguriamoci una buona festa. Ok, anche a noi, e vi auguriamo un buon proseguimento. Grazie. Basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male, ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Il sale scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me, che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte e il tempo non passerà. Ma quando arriva la notte, e resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi continuerà.
gente va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. L'amore può allontanarci, la vita poi continuerà. Why not?